Siccome ci piacerebbe dire perché abbiamo fatto questo tutto Milano diverso, io invito Valeria Cerabolini, che guida tutto Milano, e lei la mente. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Racconta come l'hai cambiato. Il cambiamento è radicale, tutti l'hanno visto, siamo già in edicola da due numeri. Stiamo lavorando al terzo. Abbiamo ampliato tante sezioni, a cominciare dalle primissime pagine, le abbiamo chiamate fughe perché tutti abbiamo sempre una gran voglia di fuggire, mettere le ali ai piedi. Il luogo principe dove poi andavamo a cercare gli articolini, i trafiletti che parlavano di Elio e le storie tese, cioè questo nome improbabile e anche un po', diciamo, comico, un pochino comico, era ovviamente l'inserto della Repubblica, tutto Milano, dove c'erano tutte le cronache della città, anche quelle minime. Direttore, io faccio gli auguri di lunga vita a tutto Milano, ma comprenderà che per me è ancora doloroso rievocare quell'anno. L'unica cosa che rammento con un certo piacere malinconico era quello che accadeva sulla via del ritorno a casa dopo gli spettacoli. Fermarsi all'edicola di Piazzale Baiamonti. Verso le 2:30 si formava sempre un capannello di gente, perché tutti aspettavano le prime copie dei giornali. Chi comprava un VHS porno, chi Trotto e Galoppo, gli scommettitori e i perditempo, i cabarettisti compravano la Repubblica. La prima cosa che sfogliavo erano le offerte di lavoro. È un periodo bello da ricordare perché era un periodo un po' naif, nascevano tantissime cose e nascevano anche inserti come quello che stiamo celebrando questa sera, che però, come tante altre cose, per fortuna è sopravvissuto e da questa sera ha anche una nuova immagine. Buona fortuna. Tutti i musicisti che allora erano di Milano, ma quasi tutti venivano da fuori, erano in fondo parte di un'unica grande band che aveva proprio questa città e la sua musica come spinta. Anche questa sezione aiuta a dire: le porte sono aperte, i luoghi gay sono luoghi che interessano anche gli eterosessuali, la movida gay rende molto più viva la città, ci sono eventi culturali, si fa politica, e per tutte le soggettività diverse milanesi, per cui nella sigla LGBT, che adesso è diventata anche QIA, queer, intersessuali, e asessuali, io aggiungerei anche eterosessuali, perché alla fine siamo tutti milanesi. Al ristorante di cuochi italiani come me, di ragazzi, eravamo in 3 o 4. Tutto il resto era straniero, per cui c'erano tedeschi, c'erano inglesi, francesi, americani, giapponesi. Quella è l'epoca dove a Milano scoppia la mania del giapponese. In quegli anni nasce la cucina giapponese a Milano. Detto questo, vi lascio perché il tempo è finito, ma vi ricordo che Milano comunque è sempre una gran Milano. L'amore per Milano è tanta, e faccio gli auguri a tutto Milano.